quando abbiamo ricevuto la paziente dalla struttura di Trento, e cioè sabato nel tardo pomeriggio, le condizioni purtroppo della piccola erano assolutamente compromesse e la diagnosi, diciamo così, appunto della presenza della malaria era già stata fatta dai colleghi di Trento. Per cui, visto che noi disponiamo di una rianimazione pediatrica e di una struttura per, diciamo così, il trattamento e la cura delle malattie tropicali, si sono rivolti a noi. E noi a questo punto abbiamo proseguito la terapia antimalarica che loro avevano già attivato correttamente e l'abbiamo ulteriormente potenziata. Ma purtroppo la situazione, soprattutto dal punto di vista cerebrale, era già troppo compromessa e quindi, nonostante tutti gli sforzi, 48 ore dopo, quindi lunedì alle ore 12:15, non abbiamo potuto che constatare il decesso della piccola paziente. Siamo molto vicini alla famiglia per questa enorme disgrazia e ci dispiace veramente tanto. Le ipotesi in questo momento possono essere le più disparate. Quello che noi sappiamo per certo è che comunque il vettore per la trasmissione della malaria è una zanzara, di questa tipologia di malaria, una zanzara molto particolare, e che alle nostre latitudini, da questo punto di vista, non esiste la possibilità che questo avvenga, perlomeno non esisteva sino ad oggi, e dal punto di vista delle evidenze scientifiche l'affermazione è che questo oggi non è possibile alle nostre latitudini. È chiaro che a questo punto la unica altra possibilità che rimane, diciamo così, della trasmissione della malaria, che non è né un virus né un batterio, ma è un microorganismo che si aggancia ai globuli rossi e poi si trasferisce per il passaggio diretto sangue su sangue, quindi per passaggio ematico, soprattutto inoculazione, cioè lo strumento che utilizza la zanzara, possa essersi verificato in qualche altra situazione molto particolare, che chiaramente è compito di esperti analizzare, verificare e a questo punto, voglio dire, trarre anche tutte le relative conclusioni. Il ministro Lorenzin ha deciso di avviare un'ispezione agli ospedali civili, un atto dovuto. Se così sarà, immagino sia un atto dovuto e noi ovviamente siamo pronti a rispondere a tutte le domande. Credo che l'ispezione, da quello che perlomeno ero riuscito a comprendere, dovrebbe riguardare la struttura di Trento, dove comunque si sono svolti tutti i passaggi, diciamo così, che possono aver portato al contagio, perché quando la paziente è arrivata da noi il contagio ormai c'era stato e quindi non rimaneva altro che gestirla dal punto di vista clinico. È una situazione assolutamente straordinaria ed eccezionale, non c'è alcuna evidenza scientifica per cui ci si debba allarmare, assolutamente, è un caso molto particolare ed è per questo che credo le autorità competenti faranno di tutto per individuare la causa, che è certamente una causa molto particolare, specifica e limitata dal punto di vista ovviamente delle dimensioni del fenomeno, tale da, voglio dire, tranquillizzare tutti.